Tu e voi del No avete um, definito questa manovra, chiamiamola così, un pasticcio che non risolve alcun problema. Questo voi sostenete. Ci spieghi perché? Allora, innanzitutto grazie per l'invito. In sette minuti potrei ripetere quello che in televisione vi stanno raccontando da due o tre mesi al telegiornale, al Tg5, al Tg1 e la gente non capisce, ma a me dicono una cosa, a me dicono l'altra, chissà chi ha ragione, chissà chi non ha ragione. Io posso dire che molti di quelli che hanno detto che votano sì, penso a Benigni, ha detto "La riforma fa schifo, però voto sì". Allora, se una riforma fa schifo io voto no. Io rimprovero due cose a questa riforma sostanzialmente. Uno, continua a permettere ai parlamentari di cambiare 18 partiti senza mollare la poltrona, che è una cosa che mi dà ai nervi. Se tu vieni eletto con quel partito e molli quel partito, fa il piacere di mollare la poltrona e lo stipendio, per serietà nei confronti di chi ti ha votato. Punto numero uno. E l'avevamo proposto così come nell'altra riforma che proponemmo dieci anni fa, ce la bocciarono allora e ce la bocciarono adesso. E a me non piacciono i volta gabbani, i traditori, i cambia bandiera e le banderuole. Due, l'Unione Europea. Renzi in questo periodo sta attaccando l'Unione Europea, non ci fanno spendere i soldi per il terremoto, non ci fanno spendere i soldi per le scuole, affamano i nostri allevatori, i nostri pescatori, eh, l'Unione Europea non va bene, sull'immigrazione non ci dà una mano, tutto giusto, e quindi cosa fa? La mette in Costituzione. Cioè gli italiani sono sovrani se va bene a Bruxelles, alla Merkel, alle banche e all'Unione Europea. Siccome questa Unione Europea e questa moneta unica sono un crimine contro l'economia italiana e contro il futuro degli italiani, io non li voglio lasciare in Costituzione. Io non voglio che i miei figli crescano con una Costituzione che li vede schiavi della Merkel, dell'Europa, delle banche e di questa Unione Europea che io ritengo sia dannosa. Scusa, tu hai detto che se vincesse il sì ci sarebbero più immigrati, perché? No, beh, fra le competenze che lo Stato riporta a sé, fra le tante competenze che toglie soldi e competenze anche le regioni più virtuose. Allora intendiamoci. Io, tagliare un po' di politici che non fanno nulla dalla mattina alla sera? Assolutamente sì. Tagliare i costi delle regioni sprecone, sì. Il problema è che questa riforma taglia uguale a tutti. E quindi toglie ulteriori soldi e competenze anche regioni come Lombardia e come il Veneto che i soldi li spendono bene, penso alla sanità in Lombardia e in Veneto, e sull'immigrazione l'ultima parola aspetta allo Stato. Ora, siccome abbiamo visto che in tre anni di Renzi e di Alfano ne sono sbarcati 500.000, 500.000 di cui solo 5 su 100 scappano dalla guerra. Gli altri ce li ritroviamo in giro a Milano, a Bologna, a Napoli, a Roma, in Sardegna, in Sicilia, a fare casino. Io non metto in Costituzione che la scelta sull'immigrazione è in mano a uno Stato che si è dimostrato razzista nei confronti degli italiani. E io ringrazio quei sindaci e quei cittadini che stanno dicendo no, perché prima vengono i cittadini italiani in difficoltà e poi viene tutto il resto del mondo. Questo è il mio no. Voi sostenete che se dovesse vincere il sì, questo svenderebbe, fra virgolette, il nostro paese a Bruxelles. Perché... Attenzione, io non sono. Renzi dice che se vince il no è un disastro, ho visto anche il ministro dell'economia se vince il no, aumenta lo spread, crolla la borsa, eh, scappano tutti dall'Italia. Queste sono palle a cui la gente non crede più. Dopo la Brexit l'Inghilterra sta crescendo come non cresceva da dieci anni. Dopo l'elezione di Trump sembrava che dovessero morire tutti quanti e invece la borsa americana sta guadagnando. Dopo il no, noi fermiamo una riforma sbagliata, pasticciata, confusa, che non cancella il Senato, ma lo trasforma in un dopolavoro per consiglieri regionali nominati dai partiti che hanno pure l'immunità parlamentare e, ripeto, mette l'Unione Europea con potere di vita o di morte in Costituzione. L'Unione Europea è quella della direttiva sulle banche che ha messo 150.000 risparmiatori italiani in mezzo a una strada, è quella della direttiva Bolkenstein che mette a rischio 300.000 posti di lavoro dall'anno prossimo, è quella delle direttive sul, sul latte, quella della contraffazione, quella dell'olio della Tunisia, del riso della Birmania, delle arance del Marocco. È un'Unione tedesca, non è un'Unione Europea. Io difendo le imprese italiane, l'industria italiana e il diritto degli italiani di scegliere, di eleggersi i loro senatori e di avere la loro Costituzione. Questa è la Costituzione italiana, non la Costituzione della Merkel, di Obama o di qualche banchiere che ha bisogno di fare affari. 30 secondi per dirci perché se dovesse vincere il sì non ci sarebbero costi alla politica. No, ma tagli, tu tagli 50 milioni di euro perché tagli dei senatori, con la legge elettorale che hanno fatto ne spendi 300 di milioni di euro perché c'è il doppio turno. L'aereo di Stato che Renzi si è comprato per andare in giro per il mondo costa 170 milioni di euro, quindi tre volte il Senato. E soprattutto io non svendo il futuro dei miei figli nel nome dell'Europa, delle banche e della finanza che stanno rovinando l'Italia e il mondo intero. L'Italia agli italiani, punto. Questo è quello che io penso ci debba essere scritto in Costituzione, non altro.